Tony Siniscalco, assessore alle politiche giovanili. Anche quest'anno l'Overline si conferma una realtà importante e in continua crescita. Allora, Overline è una manifestazione culturale di alto spessore artistico e l'amministrazione ha subito dato disponibilità ad accompagnare i ragazzi del forum nell'organizzazione. Siamo contenti di come è andata bene negli anni e siamo sicuri che anche quest'anno raggiungerà un ottimo risultato. Una kermesse culturale che dà lustro alla nostra città e porta il nome di Baronissi al di là dei confini nazionali, visto che vengono ospitati writers anche dall'Olanda, dalla Germania. Vicino a queste opere artistiche ci sarà dello sport, ci sarà il beach volley, c'è la mostra fotografica, quindi ci sono tutti gli ingredienti affinché questa 3 giorni a Baronissi faccia divertire i nostri cittadini ma anche quelli delle zone vicine. Diciamo che c'è un progetto di portare il writer un po' in giro per le frazioni, qual è l'appoggio dell'amministrazione comunale riguardo questo tema? Allora, per quanto riguarda Overline in Tour, che è già iniziato qualche mese fa con la precedente amministrazione, io...